Hi, my name's Mattia from Lingua Franca. Welcome to a new episode of Learn Italian with the Little Prince. I suggest you read along the Italian text on the left of the screen and check the meaning of the highlighted words in the English text on the right. This is Il Piccolo Principe, read by Francesca Pittatore. Quarto capitolo. Avevo così saputo una seconda cosa molto importante, che il suo pianeta nativo era poco più grande di una casa. Tuttavia, questo non poteva stupirmi molto. Sapevo benissimo che, oltre ai grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte, Venere, ai quali si è dato un nome, ce ne sono centinaia ancora che sono a volte così piccoli che si arriva sì e no a vederli col telescopio. Quando un astronomo scopre uno di questi, gli dà per nome un numero. Lo chiama per esempio l'asteroide 3251. Ho serie ragioni per credere che il pianeta da dove veniva il piccolo principe è l'asteroide B612. Questo asteroide è stato visto una sola volta al telescopio da un astronomo turco. Aveva fatto allora una grande dimostrazione della sua scoperta a un congresso internazionale d'astronomia. Ma in costume com'era, nessuno lo aveva preso sul serio. I grandi sono fatti così. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B612, un dittatore turco impose al suo popolo, sotto pena di morte, di vestire all'europea. L'astronomo rifece la sua dimostrazione nel 1920, con un abito molto elegante, e questa volta tutto il mondo fu con lui. Se vi ho raccontato tanti particolari sull'asteroide B612 e se vi ho rivelato il suo numero, è proprio per i grandi che amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano mai qual è il tono della sua voce, quali sono i suoi giochi preferiti. Fa collezione di farfalle? Ma vi domandano che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre? Allora soltanto credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi «Ho visto una bella casa in mattoni rosa, con dei gerani alle finestre e dei colombi sul tetto», loro non arrivano a immaginarsela. Bisogna dire «Ho visto una casa di 100.000 lire» e allora esclamano «Com'è bella!». Così se voi gli dite «La prova che il piccolo principe è esistito» sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora, è la prova che esiste. Beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Se voi invece gli dite «Il pianeta da dove veniva è l'asteroide B612», allora ne sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti coi grandi. Ma, certo, noi che comprendiamo la vita, noi ce ne infischiamo dei numeri. Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto come una storia di fate. Mi sarebbe piaciuto dire «C'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico». Per coloro che comprendono la vita, sarebbe stato molto più vero. Perché non mi piace che si legga il mio libro alla leggera. È un grande dispiacere per me confidare questi ricordi. Sono già 6 anni che il mio amico se n'è andato con la sua pecora e io cerco di descriverlo per non dimenticarlo. È triste dimenticare un amico. E posso anch'io diventare come i grandi che non si interessano più che di cifre. Ed è anche per questo che ho comperato una scatola coi colori e con le matite. Non è facile rimettersi al disegno alla mia età, quando non si sono fatti altri tentativi che quello di un serpente boa dal di fuori e quello di un serpente boa dal di dentro, all'età di 6 anni. Mi studierò di fare ritratti somigliantissimi. Ma non sono affatto sicuro di riuscirvi. Un disegno va bene, ma l'altro non assomiglia per niente. Mi sbaglio anche sulla statura. Qui il piccolo principe è troppo grande, là è troppo piccolo. Esito persino sul colore del suo vestito.
e allora tento e tentenno, bene o male. E finirò per sbagliarmi su certi particolari più importanti. Ma questo bisogna perdonarmelo. Il mio amico non mi dava mai delle spiegazioni. Forse credeva che fossi come lui. Io, sfortunatamente, non sapevo vedere le pecore attraverso le casse. Può darsi che io sia un po' più come i grandi. Devo essere invecchiato. Quinto capitolo. Ogni giorno imparavo qualche cosa sul pianeta, sulla partenza e sul viaggio. Veniva da sé per qualche riflessione. Fu così che al terzo giorno conobbi il dramma del baobab. Anche questa volta fu merito della pecora, perché bruscamente il piccolo principe mi interrogò, come preso per un grave dubbio. «È proprio vero che le pecore mangiano gli arbusti?» «Sì, è vero». «Ah, sono contento!» Non capii perché era così importante che le pecore mangiassero gli arbusti, ma il piccolo principe continuò. «Allora mangiano anche i baobab!» Feci osservare al piccolo principe che i baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come chiese, e che se anche avesse portato con sé una mandria di elefanti, non sarebbe venuto a capo di un solo baobab. L'idea della mandria di elefanti fece ridere il piccolo principe. «Bisognerebbe metterli gli uni sugli altri!» Ma osservò saggiamente. «I baobab, prima di diventare grandi, cominciano con l'essere piccoli». «È esatto. Ma perché vuoi che le tue pecore mangino i piccoli baobab?» «Beh, si capisce», mi rispose come se si trattasse di una cosa evidente. E mi ci volle un grande sforzo di intelligenza per capire da solo questo problema. Infatti, sul pianeta del piccolo principe ci sono, come su tutti i pianeti, le erbe buone e quelle cattive. Di conseguenza, dei buoni semi di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra fino a che all'uno o all'altro pigli la fantasia di risvegliarsi. Allora si stira e si sospinge da principio timidamente verso il sole, un bellissimo ramoscello inoffensivo. Se si tratta di un ramoscello di ravanello o di rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole. Ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta. C'erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe. Erano i semi del baobab. Il suolo ne era infestato. Ora, un baobab, se si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene. Ingombra tutto il pianeta, lo trapassa con le sue radici e se il pianeta è troppo piccolo e i baobab troppo numerosi, lo fanno scoppiare. «È una questione di disciplina», mi diceva più tardi il piccolo principe. «Quando si è finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distingue dai rosai, ai quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile». E un giorno mi consigliò di fare un bel disegno per far entrare bene questa idea nella testa dei bambini del mio paese. «Se un giorno viaggeranno», mi diceva, «questo consiglio gli potrà servire. Qualche volta è senza inconvenienti rimettere a più tardi il proprio lavoro. Ma se si tratta dei baobab, è sempre una catastrofe. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigro. Aveva trascurato 3 arbusti». E sull'indicazione del piccolo principe, ho disegnato quel pianeta. Non mi piace prendere il tono del moralista, ma il pericolo dei baobab è così poco conosciuto e i rischi che correrebbe chi si smarrisse su un asteroide così gravi che una volta tanto ho fatto eccezione. E dico, «Bambini, fate attenzione ai baobab!» E per avvertire i miei amici di un pericolo che hanno sempre sfiorato, come me stesso, senza conoscerlo, ho tanto lavorato a questo disegno. La lezione che davo giustificava la fatica. Voi vi domanderete forse,
perché non ci sono in questo libro altri disegni altrettanto grandiosi come quello del Baobab? La risposta è molto semplice. Ho cercato di farne uno, ma non ci sono riuscito. Quando ho disegnato i Baobab, ero animato dal sentimento dell'urgenza. Welcome back. Did you like today's chapters? Let me know in a comment below your favorite sentence or word. And while you wait for the next episode, check out these playlists I made to help you in your language learning journey. Buon italiano a tutti!